C'era una volta un palazzo storico di Castellaneta che in un weekend di marzo, tra luci, abiti, fiori e bomboniere, è diventato un luogo per sognare eventi unici. Un luogo dove un gruppo di professionisti del settore moda, allestimenti, fotografia, catering, sartoria, estetica, noleggio auto, bomboniere e tanto altro, per due giorni ha arricchito Palazzo Catalano con le ultime proposte in tema di feste e cerimonie. La prima edizione di C'era una volta, cerimonie dintorni, ha portato a Palazzo Catalano i coordinati grafici per matrimoni ed eventi di Black Sheep Grafica, gli allestimenti floreali di Magenta 206, la Balloon Art di Cotton Candy Party Shop con la collaborazione di Elvira Morgese, gli abiti dell'atelier di Maria Pia Eramo, i servizi di noleggio auto di Iaco Servizi Turistici, l'intimo e le proposte nascita, comunione e battesimo di Lago nel Pagliaio, l'abbigliamento 0-16 anni di Ininnoli, le bomboniere della Pantera, l'arte fotografica di Daniele Galli, le proposte di catering di Alma Mi Fresh Food Café, l'arte culinaria di Francesca Maselli, personal chef, e le proposte trucco e trattamenti estetici di Body Sun. È una bellissima esperienza anche perché fa da stimolo un po' alle nostre attività. Ho accettato l'invito proprio perché ho visto tanto entusiasmo da parte di questi commercianti ed è bello fare gruppo perché comunque si parla di cerimonia ma ci sono tante attività inerenti appunto alla cerimonia, quindi è bello proprio stare insieme e far parte proprio della stessa iniziativa. Io ho presentato la collezione primavera, quindi con i fiori, il rosa, perché il rosa è il colore della nostra primavera estate, e niente. La mia cerimonia è questa qui. Finalmente c'è la possibilità di stare insieme anche ad altri del settore e io sono contentissima di essere presente a questa manifestazione, anche perché è stata ben organizzata e quindi sono contenta, insomma, di partecipare. Io faccio eventi su misura, personalizzati, dal menù alla mise en place e tutto il resto, quindi diciamo che il momento più bello è proprio costruire l'evento insieme al cliente, al festeggiato, alla persona che si rivolge a me. C'era una volta, ma la favola continuerà con una seconda edizione che è già in fase di organizzazione.